Riuscite ad immaginare lo stupore che può provare una donna rimasta incinta da qualche giorno quando scopre che è in attesa di un altro bambino? No, non si tratta di una situazione impossibile o di fantasia, ma di una rara evenienza chiamata in gergo medico superfetazione. Ed è proprio quello che è accaduto a Rebecca Roberts, una donna inglese la cui storia ha fatto il giro del mondo proprio perché è molto rara negli esseri umani. La donna, già incinta, dopo sole 3 settimane ha concepito un secondo figlio. I due piccoli, definiti super gemelli, sono nati nello stesso giorno, ma com'è stato possibile che si verificasse un fenomeno del genere? Prima di iniziare, però, non dimenticatevi di lasciarci un bel mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Rebecca ha 39 anni e quando le hanno detto di aspettare la piccola Rosalie quasi non ci credeva. Perché? Perché lei stava aspettando già un altro bambino, il piccolo Noah. Secondo gli esami, Rebecca è rimasta incinta della bambina quando aspettava il suo bambino da appena 3 settimane. Risultato? Una doppia gravidanza a distanza di 21 giorni. Se vi state chiedendo quanto sia raro, pensate che i casi noti di superfetazione in letteratura scientifica sono una decina dal 1960 ad oggi. Ma com'è possibile che accada un evento del genere? Il corpo di una donna, in gravidanza, dovrebbe rilasciare gli ormoni necessari per prevenire un secondo concepimento, ma nel caso di Rebecca non è stato così. I motivi potrebbero essere rintracciati nei trattamenti per la fertilità ai quali la donna e il suo partner Rice si sono sottoposti per anni. Terapie e farmaci hanno interferito con gli ormoni di Rebecca, che si è ritrovata futura mamma di 2 gemelli concepiti in momenti diversi. Tutto è iniziato da una semplice ecografia di routine. A Rebecca è stato comunicato che, a ben vedere, i feti erano 2. Non 2 gemelli, come ci si aspetterebbe in questi casi, ma 2 bimbi concepiti a distanza di tempo l'uno dall'altro, il secondo esattamente 21 giorni dopo il primo concepimento. Dopo una serie di accertamenti, i dottori hanno escluso complicazioni e sono arrivati alla diagnosi di superfetazione per la futura mamma. In parole semplici, Rebecca era rimasta incinta mentre era incinta. Le parole non possono spiegare quanto siamo felici di avere entrambi i gemelli a casa, ha detto la mamma emozionata. La cura del personale della terapia intensiva neonatale nei confronti di Noah, Rosalie e Mia è stata eccezionale. Noah è davvero in forma e anche Rosalie sta crescendo bene. Infatti, un evento fisiologico sbalorditivo come questo, e ricordiamo sempre che le coincidenze per cui avvenga la superfetazione rimangono comunque molto improbabili e difficili a verificarsi tutte insieme, comporta anche dei rischi per i feti, visto che crescono a ritmi diversi nell'arco della gestazione. Nei casi di superfetazione, il rischio principale è che il bimbo possa nascere prima della fine del tempo di gestazione. Per i neonati prematuri questo potrebbe comportare l'insorgere di patologie più o meno gravi. Ma è anche possibile che entrambi i bambini nascano a termine senza riscontrare alcun problema medico rilevante, e fortunatamente così è stato per Rebecca. Il parto di Rebecca è stato programmato con anticipo. I medici, infatti, volevano assicurarsi che entrambi i bambini fossero nelle migliori condizioni per affrontare lo stress della nascita. E così, dopo 33 settimane dalla prima gravidanza, la donna ha partorito i piccoli con taglio cesareo. Rebecca ha accolto nella sua famiglia un maschietto ed una femminuccia, Noè e Rosalie, che però hanno trascorso 3 settimane nell'unità di terapia intensiva neonatale prima di andare a casa con mamma e papà. A quel punto i piccoli sono diventati delle star. L'orgogliosa mamma ha anche creato un account Instagram, roberts.supertwins, dedicato proprio alla crescita dei suoi figli per tutti coloro che hanno la curiosità di seguirne lo sviluppo giorno dopo giorno. Ed è seguito da quasi 60.000 persone. Il corpo umano è davvero una macchina spettacolare, e i gemelli in particolare riescono sempre a sorprenderci, sia che siano gemelli concepiti a 3 settimane di distanza l'uno dall'altro, come Noè e Rosalie, sia che siano gemelli che danno alla luce altri gemelli, non solo cugini tra loro, ma addirittura fratelli. Vi sembra troppo confusionario, vero? Aspettate di sentire la storia di Brianna, Brittany, Jeremy e Josh, allora. Nessuna coppia si conosce meglio o è più unita di una coppia di gemelli omozigoti. Spesso 2 gemelli omozigoti sono quasi la stessa persona, frequentano lo stesso gruppo di gente, hanno gli stessi gusti e soprattutto hanno un legame indistruttibile e senza precedenti. È così anche per Brianna e Brittany Dean, 2 gemelle della Virginia. Hanno sempre fatto tutto insieme, compreso studiare legge alla stessa università. Le 2 gemelle sono sempre state identiche. Stessi vestiti, stesso taglio di capelli, stessi gusti, insomma. Brianna e Brittany hanno una vita ordinaria, ma felice, e come tutte le ragazze della loro età, pensano al loro futuro.
A differenza di molte altre, tuttavia, spesso si domandano se saranno mai in grado di vivere separate. Nell'agosto del 2018, le due sorelle decidono di partecipare all'Annual Twins Day Festival di Twinsburg, in Ohio, ed è proprio qui che entrambe incontrano l'anima gemella. «Ho visto questo bellissimo ragazzo in mezzo alla folla e sono rimasta subito colpita da lui», ricorda Brittany. «L'ho detto a mia sorella, ma lei non riusciva a capire a chi mi riferissi, c'era davvero tantissima gente». Ma quello che Brittany all'epoca non sa è che anche Brianna aveva messo gli occhi su un ragazzo. Più tardi, Brittany vede di nuovo il ragazzo che aveva notato prima, così prende per mano sua sorella e glielo indica. «È lui, Brianna, è il ragazzo di prima». Brianna sgrana gli occhi ed è senza parole. «È lo stesso ragazzo che piaceva a lei! Ancora non lo sapevo, ma presto saremmo rimaste entrambe senza parole», racconta Brianna ridendo. Il ragazzo che Brittany ha notato si chiama Jeremy e accanto a lui c'è Josh, il suo gemello omozigote. Brittany e Brianna li vedono camminare e si guardano perplesse. «A quel punto era a destino», raccontano. «Non potevamo non presentarci». Quando Josh e Jeremy Slayers vedono Brittany e Brianna andargli incontro, sorridono felici. I quattro iniziano a chiacchierare e la chimica nel gruppo è innegabile. Quando le ragazze tornano in Virginia, Jeremy e Josh decidono di andare a trovarle. Passano pochi giorni insieme, ma tutti e quattro sanno che è un incontro magico. Jeremy e Josh hanno molto in comune con Brianna e Brittany. Anche i loro nomi hanno la stessa iniziale, anche loro lavorano nello stesso campo e anche loro hanno fatto lo stesso percorso di studi e hanno le stesse passioni. Insomma, ai quattro sembra di vivere la favola più paradossale del mondo. Brittany e Josh diventano presto una coppia, così come Jeremy e Brianna, ma in realtà si tratta di un ordine decisamente particolare. I quattro si trovano bene insieme, ma entrambi i ragazzi si trovano bene con entrambe le ragazze e viceversa. Allora, come fare? Semplicemente hanno deciso di formare le coppie sulla base di chi è nato prima. Brittany e Josh erano nati pochi minuti prima di Brianna e Jeremy. Senza dubbio una scelta inusuale, non credete? Ma d'altronde i quattro si trovano bene insieme proprio perché sono tutti e quattro, proprio perché hanno finalmente trovato qualcuno che capisca il profondo legame che lega due gemelli. Brianna, Brittany, Jeremy e Josh fanno tutto insieme e chiunque li veda per strada rimane a bocca aperta. Sono tantissimi i passanti che li fotografano e in breve tempo la storia delle due coppie di gemelli spopola su internet. Grazie a questa improvvisa fama, i quattro vengono addirittura invitati a un servizio fotografico per una campagna pubblicitaria, offerta che accettano entusiasti. Ma quando arrivano allo studio fotografico, Brittany e Brianna non hanno idea della sorpresa che le attende. Ci sono le luci, i fondali e le attrezzature, tutto l'occorrente per il servizio fotografico. Poi arrivano anche Jeremy e Josh e, dopo aver sorriso alle ragazze, si inginocchiano davanti a loro. «Volete sposarci?» chiedono felici all'unisono. Ovviamente Brianna e Brittany, lacrime, dicono di sì. I quattro sono al settimo cielo, ovviamente organizzano un matrimonio doppio, così sei mesi dopo la proposta Brittany sposa Josh e Brianna sposa Jeremy con un ricevimento grandioso a tema doppio. Ci sono due di ogni cosa, due torte nuziali identiche per due spose con due vestiti identici, quattro fedi identiche e così via. Come raccontano i quattro protagonisti di questa incredibile storia, invece del classico inizio delle favole «c'era una volta», la storia degli Slayer comincia con «c'erano due volte». E oltre alle famiglie e agli amici, i quattro decidono di invitare altre coppie di gemelli, anche loro rigorosamente vestiti in maniera identica. Dopo il matrimonio, le due coppie iniziano a progettare il loro futuro rigorosamente tutti e quattro insieme. Comprano una casa enorme e ci si trasferiscono tutti e quattro, felici di poter essere vicini alle due persone che amano di più al mondo. La famiglia Slayers è così unica nel suo genere che non può non attirare l'attenzione dei media. Una delle domande che gli viene fatta più spesso è se si sono mai confusi tra loro, e la risposta è sempre la stessa: assolutamente no. Sono tutti e quattro talmente uniti che non hanno difficoltà a riconoscersi, anche se sono uguali. Poco tempo dopo il matrimonio, i quattro ricevono la notizia più bella di tutte. Sia Brianna che Brittany sono incinta e i figli delle coppie, i dolcissimi Jet e Jax, nati a distanza di pochi mesi l'uno dall'altra nella primavera del 2021, non sono solo cugini, ma veri e propri fratelli. Vi state chiedendo come sia possibile, giusto? È semplice quanto insolito. Geneticamente parlando, due gemelli omozigoti hanno, a differenza degli eterozigoti, lo stesso DNA. Quindi Brittany e Brianna hanno lo stesso DNA e Josh e Jeremy hanno lo stesso DNA. In altre parole, sono come la stessa coppia moltiplicata per due. Per i loro figli, di conseguenza, non ci sono 4 set di DNA, ma solamente due.
Questi gemelli sono davvero incredibili, non è vero? Questo è tutto per oggi, ragazzi. Visto che siete ancora qui, cliccate il video sullo schermo per altre storie vere simili a questa.